Ciao! Oggi ti voglio insegnare ad utilizzare la tua pagina preferita di Pregaudio. Clicca la stella in basso, dove punta la mega freccia. Vedo che la tua pagina preferita è ancora vuota. Dai, proviamo a riempirla. Ti spiego come si fa. Digita il titolo di una preghiera. Bravissimo! Ecco, adesso clicca la stella a fianco. Hai acceso la tua prima stella, complimenti! E adesso clicca la preghiera. Metti in pausa. Ascolterai con più calma questa bellissima preghiera. Ora vai sulla pagina dei preferiti. Diciamo che abbiamo appena cominciato. Sai che puoi inserire 10 preghiere in questa pagina? Il vantaggio è che queste preghiere sono ascoltabili offline, cioè anche quando non hai internet. Sai, io ci aggiungerei quelle preghiere devozionali che insieme alla liturgia fanno parte della preghiera di ogni giorno. Vedo che sei già nella pagina della playlist. Ecco, ad esempio aggiungerei un rosario. Che dici? Benissimo, anche una novena a San Giuseppe, lo sposo di Maria. Lo prega chi cerca lavoro, lo sapevi? Nei preferiti non può mancare l'Angelus. Ogni giorno a mezzogiorno ascoltalo mentre torni dal lavoro. Che bello, abbiamo appena riempito la pagina preferiti. So che vorresti inserirci delle canzoni, ma sai, non si può. Alcune di queste hanno diritti SIAE e la nostra licenza non permette di scaricarli. Una volta riempiti i preferiti, l'unica accortezza che ti chiederei è di dare un'occhiata all'archivio dati del tuo dispositivo. Non so che capienza abbia il tuo smartphone, ma se carichi tutta la liturgia del giorno e 10 preferiti, potresti trovarti così, come vedi. Il vantaggio è che una volta scaricati in Wi-Fi, quei 160 MB di preghiere non vanno a pesare sulla tua connessione dati internet a pagamento. Ora non mi resta che augurarvi un buon ascolto dei preferiti di Pregaudio e una proficua preghiera. La musica che state ascoltando è della mia amica Emily. Un bacio! Ciao!